È iniziata l'operazione dialogo. C'è la volontà politica di aprire una discussione seria con tutti i comuni delle due vallate per dare una svolta concreta, di credere e rendere ancora più forte l'attuale unione dei comuni delle valli del Taro e del Ceno. Proposte che possono andare bene per tutti, soprattutto per chi fino ad ora non ha condiviso la sua utilità, iniziative per far entrare nuovi comuni o fare cambiare idea a chi ha intenzione di uscirne. Un'operazione da farsi in tempi strettissimi, subito dopo l'estate. Un lavoro di ricucitura politica non certamente facile, causa le profonde divisioni tra i due poli, avute già in seno all'ex comunità montana. Si cercherà di lavorare su due livelli, come prevede lo statuto, uno il generale e un altro in subambiti, per dare maggiore concretezza e praticità ai servizi tra comuni di aree più omogenee di quelle attuali. Incisivo il discorso di Diego Rossi, sindaco di Borgotaro, nel quale si riassume una volontà di apertura espressa in sostanza dagli altri interventi. Intanto è iniziato un serrato iter per l'ingresso dell'Unione dei Comuni di Bedogna, con la prima approvazione delle modifiche statutarie. E cioè io difendo la tesi che non si possa uscire da un'unione se non passati 5 anni con una certa complessità, perché al di là del dibattito ancora aperto su come debba essere gestita l'associazione nella gestione delle funzioni amministrative, è chiaro che si tratta di mettere in piedi un modello organizzativo, un modello di gestione del personale, un modello tecnologico che non può essere soggetto a uscite estemporanee. Ma comunque è un passaggio che vede la richiesta di un comune importante del distretto Valli Taro e Ceno di entrare nell'Unione costituita ormai 2 anni fa e la novità della richiesta di un comune di entrare, questo l'avevamo già detto quando avevamo espresso un primo parere rispetto alla richiesta del comune di Bedonia, proprio in questo consiglio. In questa sede di questo consiglio e ribadisco quanto affermato già allora, è un fatto politico importante che un comune che tra l'altro quando questa unione partì si dichiarò non disponibile ad entrare in unione, non vedendone anche l'utilità, bisogna che ci ricordiamo la storia, perché altrimenti sembrano passaggi scontati e banali, cosa che invece non è. In 2 anni, quindi un arco di tempo neanche poi eccessivamente lungo, la posizione di quel comune si è modificata in senso positivo rispetto all'Unione e l'Unione, io credo, intelligentemente e non solo responsabilmente, ma intelligentemente e responsabilmente ha espresso allora un parere positivo rispetto a questa richiesta di ingresso da parte del Comune di Bedonia e oggi formalmente inizia un percorso di modifica dello statuto che ne consentirà l'ingresso a tutti gli effetti. Penso che sia un passaggio che da un lato intanto rafforza l'elemento istituzionale di questa unione e che nello stesso tempo ci impone anche una riflessione politica, e mi rifaccio anche al passaggio ultimo di Luigi Bassi, ci impone una riflessione politica rispetto alla necessità di un coinvolgimento ancora più ampio, ancora più forte all'interno del riferimento istituzionale che c'è, esiste. Ed è l'Unione Valli Taro Ceno, è il riferimento istituzionale per la gestione delle funzioni associate, ma sarebbe poco se ci limitassimo a questo. Dobbiamo avere, io credo, anche la lungimiranza e la visione di capire che questo è il riferimento anche politico per questo territorio. L'ingresso di un nuovo comune è qui a testimoniarlo. C'è una richiesta che si va a formalizzare, che si va a concretizzare. Credo che questo rafforzi anche l'elemento politico di un ente che deve riuscire, seppur tra le mille difficoltà che conosciamo e che affrontiamo, a mettere insieme dei servizi, a farli funzionare, ma io dico anche a ragionare insieme per questo territorio e ragiona insieme se ha più soggetti che istituzionalmente ne fanno parte e questo, dicevo, ci aiuta ad assumere ancora più forza e valore sui temi che poi stanno non solo a cuore, ma negli interessi dei cittadini, quindi penso che questo ente debba riprendere anche quella capacità di progettazione del nostro territorio sui servizi, ma anche sulle politiche di sviluppo infrastrutturali, sanitarie, sociali, che ci vedono insieme in altri tavoli, sull'ASP, sui servizi alla persona, sul sanitario all'interno del distretto, sulla gestione dell'acqua. Ecco, credo che questo ente debba riprendere anche dal punto di vista politico-istituzionale questo tipo di capacità. E quindi l'occasione che ci dà l'ingresso di un nuovo comune è quello di riaprire questa discussione consapevoli anche delle difficoltà. Il fatto che questa sera alcuni sindaci non ci siano le evidenze, ma dobbiamo
affrontarle, io credo politicamente, in maniera seria, valutarle e cogliere questa occasione non come un braccio di ferro, ma come l'opportunità invece di riaprire una discussione la più franca, approfondita e però da amministratori seri, responsabili verso i cittadini che rappresentiamo, nell'andare a definire un percorso che da qui ci porti a ragionare di organizzazione del territorio e di organizzazione di servizi più vicini agli ambiti che già nello statuto chiamavamo subambiti, non è che non li avessimo pensati anche nella costruzione dello statuto dentro al quale lavoriamo. Quindi richiamandoci a quanto correttamente avevamo già scritto, lavoriamo politicamente per rafforzare e costruire delle azioni politiche e amministrative concrete con quella visione che vede i servizi più calati vicino al territorio, ma che nello stesso tempo non ci faccia perdere una visione d'insieme che, io ribadisco, ha una dimensione di ambito ottimale simile, anzi simile, pari a quella del distretto socio-sanitario, non a caso. Quello è un punto di riferimento a cui quest'Unione si richiama e a cui comunque il percorso che dovremo andare a fare dovrà aver presente nel sapere che ci sono due livelli di politiche, una più vicina ai territori, quella legata strettamente alle funzioni comunali da delegare, e una un pochettino più alta di livello distrettuale che ci vede comunque come territorio dalla bassa valle, quindi da Varano e Fornovo fino a Torno e a Vardi impegnati su temi comuni. Credo che l'Unione possa e debba recuperare anche questo tipo di visione, questo tipo di lavoro partendo e cogliendo l'occasione che questa modifica statutaria ci dà.